sono Giovanna Allotta, sono la presidente di un'associazione di un gruppo di disabili, si chiama Il Tesoro di Trovato e siamo di Belmonte Mezzagno. Abbiamo iniziato questo percorso con Tommaso Dragotto e siamo fieri di essere con lui e accanto a lui. E scusatemi se leggo il discorso perché mi vergogno di solito davanti alla platea, ho paura di dimenticare qualcosa, siccome volevo essere concisa e chiara l'ho scritto. Il discorso riguarderà l'inserimento lavorativo dei ragazzi disabili sul lavoro e sulle aziende. Il lavoro è importante per tutti e ancora di più lo è per una persona disabile, per la quale costituisce, oltre che una fonte di realizzazione professionale, anche una primaria occasione di socialità. Rappresenta inoltre un'occasione di indipendenza economica che ha grande impatto sulla motivazione della persona. Il progetto che presenteremo con Impresa Palermo per la disabilità toccherà vari punti, uno di questo è il lavoro. Ha lo scopo di diffondere all'interno della società e nel mondo delle aziende la cultura della disabilità e degli inserimenti lavorativi. In particolare si ripropone di individuare e far conoscere esperienze positive realizzate all'interno di progetti e di esperienze aziendali. Ciò consente di diffondere la consapevolezza che gli inserimenti lavorativi di persone disabili sono non solo un obbligo di legge e un obbligo morale, ma costituiscono spesso un importante apporto di competenze e di produttività a favore delle aziende che lo realizzano. Bisogna sapere che la normativa di oggi, oltre a regolare gli aspetti dell'assistenza alle persone più deboli sul lavoro, esalta la potenzialità della persona disabile, quale reale risorsa per l'azienda. Per molte forme di disabilità, un portatore di handicap può infatti avere sul lavoro pari produttività e capacità rispetto ai colleghi e può spesso fornire un contributo superiore in termini di impegno e di determinazione. Voglio fare una critica al Comune di Palermo, una critica forte, che in questi ultimi anni ha eliminato, e sottolineo eliminato, il sociale dai progetti primari di una città, ormai messa in ginocchio. Non c'è figura più adatta di Tommaso Dragotto per l'esperienza, per la professionalità, per la chiarezza e per la nobiltà d'animo a compiere questo arduo compito di risollevare e mettere in piedi la mia, la tua, la nostra città. Concludo informando voi tutti che non è un'utopia ciò di cui stiamo parlando. Lo dimostra la realizzazione del progetto Lasciati Trasportare. Da domani Palermo avrà un pulmino che accompagnerà gratuitamente i disabili a svolgere i propri progetti quotidiani. Da domani Palermo acquisterà dei punti. Da domani Palermo volgerà i suoi passi verso un percorso nuovo di cambiamento. Abbiamo una possibilità, signori, non sprechiamola. Un grazie a Tommaso Dragotto.